Buongiorno a tutti. La comunicazione nel co-working. In queste due parole ci sono gli ultimi 7 anni della mia vita. In particolare nella comunicazione ci sono gli ultimi dall'86-18. Io mi occupo di comunicazione e con la comunicazione è nata la rete che tutti conoscete. Vorrei dirvi perché abbiamo pensato di fare un camp sulla comunicazione del coworking, perché secondo noi, ma anche secondo molti altri del nostro network e dell'ecosistema coworking, non c'è coworking senza comunicazione. E non mi riferisco al fatto della comunicazione online che molti di noi naturalmente usano come strumento di marketing, no, mi riferisco al fatto che è la comunicazione il motore che ci permette di entrare in relazione con gli altri, che è esattamente il cuore del discorso co-working. Benvenuti, accomodatevi, chiudete la porta. La comunicazione, inoltre, è un fattore potentissimo nello sviluppo del co-working e il mio personale obiettivo di questi minuti a mia disposizione è quello di darvi degli strumenti e delle modalità utili a sviluppare i vostri spazi di coworking attraverso la comunicazione. E quindi vorrei ripercorrere brevissimamente con voi come noi abbiamo inventato e sviluppato questo progetto che, lo ricordo, ieri ha affiliato il 98esimo spazio in Italia. Siamo in 58 città e siamo quasi 100 spazi, un ecosistema straordinario che noi abbiamo sviluppato senza alcun investimento, senza alcuna modalità tradizionale, con il solo potentissimo valore del passaparola. Punto di partenza, la creazione del logo, quindi l'identità. Secondo atto, la creazione di un blog. Questo è stato il nostro bagaglio con cui abbiamo iniziato questo viaggio che, guardate quante tappe ha fatto e sta facendo. Il logo sta al blog come l'identità sta alla conversazione, deriva matematica della presentazione, no? Io ho una faccia, quindi ho un logo da un punto di vista commerciale e poi vado a parlare con qualcuno, quindi apro una piattaforma di conversazione. Non, opportunamente gestiti, questi due strumenti hanno creato questo. Non c'è nient'altro, però è tantissimo. Ho guardato il numero di post e pagine che ho scritto in questi anni ed supera le 700, che vuol dire un contenuto ogni 2 giorni. Questo senza contare la marea di social network che usiamo, solamente la nostra piattaforma blog. Quindi un lavoro immenso, però un risultato direi notevole. Da tutto questo, oggi vogliamo portare del valore in questa stanza per i vostri spazi e da qui è nata l'idea del camp sulla comunicazione. Cosa si intende per comunicazione? Cerchiamo di chiarirci tutto quello che ci permette di condividere informazioni. Ok? Quindi tutti gli strumenti e le modalità che oggi abbiamo per condividere, attenzione, in modo bidirezionale, non unidirezionale. Dobbiamo fare un racconto dei nostri progetti. Quindi sì, blog e social network che sono, se vogliamo, ormai diventati scontati, ma anche tutto il resto, eventi piccoli e grandi, relazioni con i media, i comunicati stampa che abbiamo fatto circolare anche per questo evento, email, partecipazione a convegni e barcamp, conversazioni online e offline. Qualcuno mi diceva, ma devo contattare quello del covo vicino a me? Certo che devi contattarlo, è questa l'anima della comunicazione che porta valore alla condivisione, al co-working. Oggi non si fa più comunicazione unidirezionale, la fanno solo quelli che non hanno altra risorsa che i milioni di euro, ma tutti gli altri cercano nuove vie. Quindi la comunicazione è scambio e condivisione. Quindi siete pronti a condividere, ready to share? Ho una piccola lista per voi. La condivisione ti impegna a definirti. Questa è una cosa che chi fa il mio mestiere sa molto bene. Un cliente vuole fare una campagna pubblicitaria, ha mille idee, poi quando vede le prime proposte dice: no, ma questo non sono io, dovete fare tutto diverso. Ma ce l'ha detto lei, dottore? No, è tutto, non va bene. Ecco, questo è il paradosso di chi comunica. Nel momento in cui uscite dalla vostra testa, dalla testa della vostra visione aziendale e fate un atto di comunicazione, vi impegnate a definirvi, che non è banale. Seconda cosa, la comunicazione ti identifica. Okay? Nel momento in cui tu decidi di dire che sei Babbo Natale, non puoi essere Peppa Pig.
Se decidi di dire che sei un business center, non puoi dire che sei un coworking, perché le persone distinguono, il linguaggio è importante e anche Google distingue. Quindi mai sottovalutare l'ecologia della comunicazione. Bisogna dire le cose giuste, trasparenti e corrette, perché tu sei identificato con la tua comunicazione. Terza cosa, la comunicazione dà forma alla tua idea. In ambiti come il coworking e come tanti altri che oggi come oggi, come dire, fioriscono le idee imprenditoriali, le iniziative, comunicare una certa cosa vuol dire dargli forma. E lo possiamo dire noi che abbiamo creato una rete così capillare attraverso dei contenuti online, attraverso della comunicazione. Cioè noi raccontando quello che volevamo fare l'abbiamo fatto poi succedere, con tutti, come dire, gli aggiustamenti del percorso che ci sono stati, però insieme l'abbiamo fatto. Come dicevo prima, l'ecologia della comunicazione. Se metto sul sito una foto di sconosciuti che ridono perché l'ho comprata su un archivio fotografico, sono semplicemente uno come mille altri. Se metto sul sito, magari sulla pagina Facebook, la foto del mio primo coworker chiedendogli se posso farlo e quindi confrontandomi con un aspetto di relazione, sto facendo una comunicazione che mi porta alla relazione, che mi porta alla condivisione, che mi porta a un'idea di community, che è poi la mia unicità. Nel senso, cosa voglio dire? Voglio dire che nel mio spazio ci sono alcune persone e questo mi rende unico al mondo. Quindi io proporrò la mia unicità, anche a livello di marketing è molto forte. Appunto, quello che stavo dicendo, se ho il coraggio e la pazienza di raccontare puntualmente, in maniera corretta e trasparente, quello che io faccio, do un'identità unica alla mia iniziativa, cosa che me la rende molto forte da un punto di vista di marketing. Penso che le presentazioni che seguiranno un po' rafforzeranno questa idea. Benvenuti agli ultimi arrivati. La comunicazione è anche informazione, quindi contenuti utili aiutano a farci riconoscere e a farci apprezzare. Tutti noi pensiamo di essere annegati, no? Travolti in una pletora di informazioni enorme. In realtà siamo annegati dentro un rumore enorme, ma se noi pensiamo al nostro territorio, cerchiamo delle informazioni sulle nostre persone, no? Made in Lambrate, non le sappiamo. I lavori disponibili nel condominio, è venuta la Social Street a ricordarcelo, ma stiamo iniziando, quindi non siamo sommersi dall'informazione, siamo sommersi dal casino. Ma le informazioni utili e rilevanti, se voi le condividete, diventano valore per il territorio e per voi. Quindi, bene. Ciao Michele. La comunicazione è relazione. Le forme di comunicazione oggi sono bidirezionali, come dicevamo. Comunicare mi aiuta a conoscere e a farmi conoscere. Se conosco i miei interlocutori, anche da un punto di vista commerciale, forse posso intuire le loro esigenze e offrirgli un servizio migliore, ma se non li conosco, se non ho relazione con loro, rimango quello della foto di repertorio, rimango uno lontano e inutile. Invece devo parlare con quella persona e cercare di capire cosa le serve e allora magari anche commercialmente riesco a dare un servizio migliore. E quindi la comunicazione e condivisione. Non dobbiamo, siamo abituati, no, a non solo a proporre i nostri contenuti sui social network, ma anche a condividere quelli degli altri, che non significa appropriarceli, rubarli, significa entrare in un ecosistema di relazione, quindi farli propri, magari criticarli, discuterli, riproporli. E questo è un semplice concetto di ecosistema, un ambiente in cui tutti viviamo e lo facciamo perché comunichiamo. Se scelgo di non comunicare, è come se mi chiudessi nella mia cameretta a doppio mandato con le finestre chiuse e lì morire da solo. Vabbè, noi insomma abbiamo dei casi, siamo partiti tanti anni fa, le nostre presentazioni sul canale SlideShare hanno 350.000 visualizzazioni, 350.000 persone le hanno guardate, una condivisione pazzesca. La condivisione è far parte di un ecosistema, se ti conosci ti riconosci. Ho dato il benvenuto prima a Aurelio Balestra di Toolbox, spazio di Torino. Ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e il fatto di conoscerci con lui, come con tutti gli altri e anche tra di voi, permette il fatto di riconoscersi, quindi di riconoscere anche le proprie unicità e le differenze degli altri e quindi di creare un ecosistema positivo, reale, come un bosco o come una città. Beh, da un punto di vista personale di ognuno di noi, prima sentivamo parlare di spazi di coworking dove c'è qualcuno che non sa usare il computer, no?
Anche questo fa parte dell'approccio, della mentalità di chi comunica, aggiornarsi sugli strumenti, sui tool, sulle potenzialità anche tecniche, quindi anche un aspetto di formazione e di autoformazione. Infine, la comunicazione è disciplina, è un lavoro molto serio e molto difficile e come tale viene sempre percepito in modo positivo. Come sempre chi lavora bene è apprezzato, come sempre chi lavora bene viene portato anche ad esempio. Quindi nella tensione verso la qualità della comunicazione c'è anche un aspetto di autopromozione, se volete, anche un aspetto di qualità intrinseca che si riverbera sulla propria iniziativa di coworking. La comunicazione è merce di scambio, tu mi aggiorni i social, io ti do la scrivania gratis. L'ho sentito tante volte, perché no? Perché no? È un modo anche questo di interagire. Dobbiamo uscire un po', no, dalle nostre categoriette e cercare dei modi di affrontare queste cose nella maniera più seria possibile. Magari questo non è un punto di partenza molto etico, ma perché no? Da questo può nascere dall'altro. Grazie. Noi nel 2008 ci siamo detti, anche proprio da un punto di vista di comunicazione, no? Insomma, Laura ed io facciamo questo mestiere, quindi quando ci è venuta questa idea abbiamo detto: come facciamo a farla diventare importante? E la risposta è stata: con altri, insieme agli altri. Ve lo potrà confermare, la riflessione finale che ha fatto partire Rete Cove è stato: va bene, abbiamo capito il coworking, l'abbiamo visto in California, lo facciamo a Lambrate in via Ventura 3. Se lo facciamo da soli, rimarremo in via Ventura 3 a Lambrate, a Milano, persi. Se lo facciamo con tanti, forse faremo nascere una cosa che sarà importante per tanti e come tale sarà più importante anche per noi e per tutti. E questo è successo. 6 anni dopo comunichiamo in tanti un valore unico ed è frutto del valore del lavoro di tutti a vantaggio di tutti. Queste sono delle schermate che ieri in non più di 10 minuti ho tirato giù dai social network. Se mi fossi impegnato un'ora probabilmente ne avrei trovate 5 volte tanto. Non vuole vendervi il nostro marchio, vuole dirvi il frutto di un lavoro condiviso e di un percorso comune che continua, come dire, a crescere, ad arricchirsi, non tanto grazie a noi che l'abbiamo impostato e lo gestiamo, ma grazie a tutti gli altri, a tutti voi, insomma a tutti coloro che ci seguono. Vi auguro una bellissima giornata e un bel Covocamp. Grazie.